Grazie mille per il tuo tempo, ben trovato, ben ritrovato qui a Smart Data Center. Raccontaci perché oggi tutti parlano di multicloud, che cos'è capitato alle nuvole, cos'è cambiato? Quello che è cambiato è che oggi stiamo assistendo a un'ibridazione delle infrastrutture. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che l'aumento della richiesta di sicurezza e di affidabilità delle aziende che serve per restare oggi sul mercato, sto pensando alle certificazioni ISO, agli audit a cui veniamo spesso sottoposti dai nostri fornitori, alle tante normative relative ai dati sensibili, hanno portato le aziende a dover ripensare drasticamente il proprio data center. E il data center ibrido è oggi la soluzione più adatta e più diffusa. Detto questo, per poter disegnare ed orchestrare un data center ibrido serve appoggiarsi e poter utilizzare livelli di cloud diversi, da cui appunto il tema del multicloud. Senti Walter, che cosa piace di questo modello alle imprese italiane? Perché si sta diffondendo così tanto nel nostro paese? Il data center ibrido permette alle aziende italiane di affrontare in maniera flessibile e agile tutte le nuove sfide e le nuove criticità del mercato. Da un lato gli consente di mantenere andare in prosecuzione con investimenti passati e tecnologie già in uso, dall'altro di implementare velocemente nuovi servizi che le aiutano ad adattarsi ai nuovi contesti e ai nuovi driver di business del mercato. Senti Walter, però come si gestisce, come si affronta la sfida di gestire un ambiente così complicato? Quali sono i rischi e gli errori da evitare? Il rischio più grande è il proliferare dello shadow IT, di tutti quei servizi, di quelle applicazioni che poi all'interno dell'ambiente e dell'ecosistema informatico dell'azienda diventano critici per il business, ma fuori controllo per costi e gestione del servizio, del livello del servizio atteso dagli utenti. Quindi la cosa più importante è, una volta disegnato il proprio ambiente ibrido, dotarsi di strumenti di controllo, ma anche e soprattutto di processi e risorse in grado di gestire questi ambienti complessi. O, in molti casi, affidarsi a un partner in grado di gestirli, orchestrarli in modalità di full outsourcing. Senti Walter, un po' l'hai anticipato, ma perché il data center ibrido è il motore più potente, efficace, sicuro per accendere i vantaggi del multicloud? Perché nel data center ibrido è possibile scegliere dove mettere ogni applicazione e ogni tipologia di dato aziendale in funzione del driver di business che indirizzano, fornendo l'infrastruttura più adeguata ad ogni singolo servizio richiesto dai clienti interni dell'azienda. Senti Walter, ci puoi dire che cosa bisogna fare subito allora per muoversi in direzione di questa orchestrazione così efficace degli ambienti multicloud? Serve affidarsi ad un partner che aiuti le aziende a identificare esattamente quali sono le esigenze di business da associare ad ogni singolo servizio o ad ogni singolo cluster di dati dell'azienda. L'ideale è riuscire a disegnare un catalogo servizi che i clienti interni si aspettano e in base al tipo di servizio richiesto e alla criticità andare poi a disegnare l'infrastruttura più adeguata. Ti faccio due esempi, ma abbiamo situazioni in cui l'esigenza è avere dei sistemi ad altissime performance in prossimità del plan di produzione. In questo caso l'ideale per il cliente è un sistema on-prem statico che però garantisca appunto prestazione ed affidabilità. Ci sono invece situazioni completamente diverse in cui il dato e l'informazione deve essere disponibile e distribuita a tutto il mondo, pensiamo al supporto alle filiali commerciali di un'azienda. E quindi l'H24, ma anche la velocità e la flessibilità di poter adattare alcuni servizi a delle richieste specifiche delle country di riferimento. Entrambe queste esigenze possono essere presenti assolutamente all'interno della stessa azienda, ma richiedono risposte e infrastrutture di supporto completamente diverse tra loro. Da qua l'importanza del disegnare in maniera corretta i servizi e le esigenze dei clienti per poi andare a progettare. Walter, anche in questo caso ci puoi dire perché, cioè che cosa rende diverso da tutti gli altri l'ecosistema, il canale che unisce NPO a VMware? VMware con soluzioni come vRealize ci permette oggi di disegnare in maniera rapida perché ci dà gli strumenti con cui realizzare questi ambienti ibridi con grande facilità e soprattutto ci consente di spostare agilmente da un modello all'altro servizi e applicazioni in funzione anche delle mutate strategie di fruizione dell'IT che può avere un'azienda. Avere a disposizione un partner con il know-how, l'affidabilità e tutti gli strumenti
che ci mettono in grado di affrontare queste sfide è la strategia secondo noi più adatta, che è un po' la base di questa alleanza storica tra NPL e VMware. Fantastico Walter, grazie mille per la tua disponibilità qui a questa nuova puntata di Smart Data Center. Prima di lasciarci, raccontaci però, una volta che sarà finito tutto questo casino, qual è la prima cosa che farai, di quelle che si possono dire? La prima cosa che farò è tornare a stringere la mano ai nostri clienti. Grandissimo, grazie mille e alla prossima. Ciao Marco, alla prossima.